ma non bisogna andare in via punitiva. Io non credo nella punizione, non credo nel chiudere i bar, i ristoranti, i negozi, fare le supermulte. Bisogna prevenire. Che cosa ricordate di questa amministrazione negli ultimi 5 anni? Che cosa ha fatto De Luca per la città metropolitana e per la nostra regione? Il padrino, vero, è il Palazzo Santa Lucia che sta qua vicino. Padrino che ha i soldi, che corrompe, che compra. Il fatto che ci siano gli stessi protagonisti e perché in questi 5 anni evidentemente ci è riconosciuti nella mia opposizione per la parte che mi riguarda e chiaramente negli altri. Però bisogna capire anche quello che si è fatto nel passato. Io le dico, spesso viene ricordata la mia amministrazione come quella che ha messo i conti a posto, come se i conti a posto fossero una questione ragionieristica. Quando non hai debiti vivi meglio, questo vale per ogni famiglia. Per esempio nella grande città di Napoli, metropolitana, il grande progetto Pompei, che è partito con me, il centro storico UNESCO, grande progetto, il porto di Napoli, non entravano le navi, il grande progetto porto che è diventato modello europeo, il grande progetto Mostra d'Oltremare, il finanziamento per la prima volta per 5 anni del San Carlo che ormai era fallito dal punto di vista economico. Beh, queste sono le cose che ho fatto. Invece chiedo a voi, chiedo ai cittadini, rispetto alle cose che ho ricordato ho fatto io, che cosa ricordate di questa amministrazione negli ultimi 5 anni? Che cosa ha fatto De Luca per la città metropolitana e per la nostra regione in questi ultimi 5 anni? Quando faccio questa domanda a tutti, per la provincia, quando sono andato a chiederlo, c'è stato il silenzio. Nessuno ricorda nulla. Il padrino, vero, è il Palazzo Santa Lucia che sta qua vicino. Padrino che ha i soldi, che corrompe, che compra, che blandisce, che convince con la minaccia, con lo scambio, chi si vende e chi compra però. È la macchina regionale che è scesa in campo a fare le liste. Ma voi vi ricordate che la coalizione De Luca è stata costruita con l'amministrazione in cattedra? Il vicepresidente della giunta ha convocato i partiti, non credo che esista un caso al mondo di questo tipo. Lei sa che una lista è formata praticamente dall'assessorato alla formazione professionale? Un'altra lista è formata dall'assessore all'industria e dai presidenti delle aree di sviluppo industriale. Cioè non sono liste politiche, non sono liste di territorio, sociali, ma sono liste di potere. I fondi e i soldi di tutti, perché la regione è di tutti. Dovrebbe essere terza in questo momento, neutra, trasparente, invece è scesa in campo con i suoi soldi, con i posti, con le promesse ed è scesa in campo per catturare candidati e fare le liste. Questa è una grande questione morale e non è una vicenda giudiziaria, piuttosto io non mi occupo di queste questioni, che se ne deve occupare la magistratura, se ne deve occupare altre sedi di controllo. Io faccio una forte denuncia politica. Intanto ci vuole senso del dovere, quello che i meridionali, i campani hanno dimostrato. Qui non c'è nessun salvatore. E si sono salvati i cittadini, i campani, si è salvato intanto il sud che non ha avuto la pandemia del nord, i casi del nord, ma anche il grande senso di responsabilità dei meridionali. Ma non bisogna andare in via punitiva. Io non credo nella punizione, non credo nel chiudere i bar, i ristoranti, i negozi, fare le supermulte. Bisogna prevenire, bisogna proteggere, bisogna fare il contrario. Poi la mascherina è un obbligo, sia ben chiaro. Però io dico una cosa, questi sono i tamponi. Chiaramente non ho il reagente perché è un esempio. Su questi, che è la parte di prevenzione, questi sono quegli strumenti che curano, che fanno la prevenzione e proteggono i cittadini. Bene, De Luca è l'ultimo in Italia per tamponi ed è un mio impegno. Bene. Reagiamo e facciamo in modo da garantire il recupero, di diventare la prima regione per tamponi in Italia. E questo è un mio impegno. Lei sa che gli investimenti che sono i fondi europei,
che sono gli investimenti nazionali, noi siamo, dai dati che dà oggi il Ministero dell'Economia, sotto il 20% dello speso. Io ho fatto un calcolo, con me sono stati fatti oltre 3 miliardi di investimenti. Nei 5 anni di De Luca meno di 1 miliardo. La differenza, guardate quanto è grande. Qui dentro ci sono opere pubbliche, ci sta lavoro, ci sta formazione, c'è tecnologia, ci sta ricerca, ci sono formazione per i giovani, alta formazione e formazione di base in quei 3 miliardi. Qui 1 miliardo, il rapporto è 1 a 3. Ecco perché c'è la crisi dell'economia. Ecco perché oggi abbiamo problemi sui posti di lavoro e sulla crescita, a prescindere dal Covid. Devi fare in modo che quell'azienda riapra e possa avere i tirocini gratis, possa fare la sanificazione e soprattutto non debba pagare le tasse. E allora togliamo le tasse. Perché non si sono tolte le addizionali regionali, il bollo auto? Perché non si sono fatte queste misure che valgono per sempre, almeno per 1 anno, non solo l'una tantum?